Grazie per essere accorsi così numerosi a questa importante e sentita celebrazione di intitolazione. Mi appresto a leggere una breve relazione in merito all'intitolazione che andremo a fare da qui a poco. Il 24 marzo 2015, un gruppo consistente di cittadini di Cassano allo Ionio ha presentato una petizione popolare con la quale ha chiesto all'amministrazione comunale di intitolare una strada ad Aldo Oliveto e Stefano Visciglia, due giovani che in anni diversi hanno perso la vita in tragici incidenti stradali verificatisi nel cuore di Contrada Lattughelle. Successivamente, il 26 ottobre dello stesso anno, un altro consistente gruppo di cittadini ha presentato una petizione popolare per chiedere l'intitolazione di una strada di Contrada Pianoscafo ad Antonio Rodio, un bimbo di appena 3 anni, anche lui vittima di un grave incidente. Tre figli di questa contrada, accomunati da un tragico destino, strappati troppo presto alle loro famiglie e alla comunità. Tre eventi tragici che hanno scosso a distanza di pochi anni un'intera comunità che nel dolore ha trovato quell'unione che li ha spinti a presentare le due petizioni. Queste istanze popolari sono state accolte immediatamente dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Papasso, che ha deliberato l'intitolazione di due strade di Lattughelle e di una di Contrada Pianoscafo, rispettivamente ad Aldo Oliveto, Stefano Visciglia e Antonio Rodio, dimostrando così grande sensibilità. Questa sera siamo qui a rendere omaggio ai giovani Aldo Oliveto e Stefano Visciglia ed al piccolo Antonio Rodio ed onorarne la loro memoria. Siamo qui tutti insieme, a nome della comunità di Cassano, per dare un segno tangibile di vicinanza a tre famiglie di onesti lavoratori radicate nel quartiere di Lattughelle, costrette a convivere col dolore immenso e mai superabile che solo la perdita di un figlio, di un fratello o di un nipote può causare alle persone. Questa amministrazione ha sempre avuto un'attenzione particolare nel ricordare concittadini scomparsi tragicamente in incidenti stradali. Ed il senso delle intitolazioni di strade o spazi pubblici che alcuni criticano va ricercato nell'esigenza di onorare e tramandare alle future generazioni la memoria e l'esempio di persone che nella loro vita si sono distinte con azioni ed opere a favore della collettività, ma anche di persone che, loro malgrado, sono state protagoniste di storie tragiche che hanno segnato la vita di un'intera comunità. Recuperare la memoria, quindi, e tramandarla a chi verrà dopo è un ottimo strumento di coesione e di conservazione dell'identità di un popolo. Appuntamenti come questo, inoltre, ci consentono di mantenere viva l'attenzione su un importante tema e fondamentale, come quella della sicurezza stradale e della necessità di avviare campagne di informazione e misure per contenere al massimo il rischio di incidenti e di gravi lutti che vanno a colpire le famiglie e un'intera comunità. Per tali ragioni, il nome di Aldo Oliveto, Stefano Visciglia e Antonio Rodio, figli di questa città strappati troppo presto alla vita, inciso sulle targhe che andremo a scoprire alla fine di questa cerimonia, dovrà essere un monito per chiunque si trovi a passare alla guida di un veicolo ad osservare le regole dettate dal codice della strada, ad essere prudente e consapevole del rischio per sé e per gli altri. Grazie. Adesso passo la parola alla consigliera francese che vuole fare un saluto e un grazie. Grazie all'assessore Russo, buonasera a tutti. Intanto volevo chiedere ai familiari se c'è qualcuno che vuole intervenire. Prima che vada avanti. C'è qualcuno che vuole intervenire? Nicola? Ok. Prego, Nicola, il fratello di Aldo Oliveto. Allora, buonasera a tutti. Io voglio ringraziare il sindaco Papasso che si è impegnato tantissimo, tutti i consiglieri comunali, gli assessori, tutti, la polizia municipale, la prefettura, tutti. Grazie a tutti. Grazie a te. Sì, prego, sindaco. Grazie.
No. È una targa. Grazie. Grazie Nicola. Allora, io ho poche parole perché sono ultimamente molto sensibile, già stasera tanto emozionata, perché questa è una serata che tutti quanti attendevamo da tanto tempo, che per tanti motivi è stata più volte rimandata. Io stessa una delle ultime volte avrei voluto rimandare perché insieme al sindaco dicevo che preferivo che di bitumare prima le strade di Lattughella, è vero, e poi magari di procedere con l'intitolazione. Purtroppo anche lì abbiamo trovato degli intoppi, bitumeremo le strade, ma lo faremo più in là, e abbiamo preferito procedere prima con l'intitolazione di queste tre strade, di queste tre persone importanti nella vita di Lattughella. Lattughella è una comunità bellissima in cui io sono nata e in cui vivo e ho deciso di vivere per il futuro perché anche dopo il matrimonio la mia casa è qui. E la cosa bella di questa comunità è che soprattutto negli eventi tristi, ma anche in quelli belli, riusciamo a stringerci come una catena. Io non ricordo di Antonio Rodio perché non ero nemmeno ancora nata e non lo posso ricordare. Però come tutti gli eventi tragici hanno segnato non solo i familiari ma questa comunità. Ricordo però di Aldo, era il giorno della mia comunione e lo ricorderò per sempre, quanto siamo stati scossi in quella giornata. E ricordo di Stefano ovviamente perché, scusate se mi emoziono, perché Stefano è il primo amico che io ho perso nella vita. Avevo solo 8 anni. Ed è stata la prima persona cara che ho visto andare via. E questa è una cosa che ovviamente ci ha segnato per tutta la vita. Quindi oggi sono relativamente contenta, relativamente perché avrei preferito che queste persone oggi fossero qui con noi. Però sono contenta perché con quello che oggi andiamo a fare lasciamo il segno di queste persone vivo per l'eternità, perché chi ci sarà dopo di noi potrà leggere questi nomi e capire il perché queste strade sono state intitolate e portarne per sempre il ricordo. In tutto ciò voglio ringraziare le famiglie, perché sono state sempre parte attiva di questa comunità. E voglio ricordare una cosa in particolare: alla nostra destra c'è il campo sportivo intitolato ad Antonio Rodio, che per tanti anni è stato il centro di Lattughella, perché per tanti anni qui ogni estate si svolgeva un torneo calcistico che è diventato sempre più importante, grazie proprio alla famiglia Rodio, al loro impegno. E Lattughella in quegli anni ha avuto una centralità che forse nessuna contrada del comune ha avuto in quegli anni. E in quegli anni mi ricordo proprio l'unione di questa cittadina che si adoperava per svolgere ogni anno questo fantastico torneo dove partecipavano veramente tantissime persone dei paesi limitrofi. Io vorrei in tutto ciò, perché faccio l'esempio del torneo, perché la Lattughella è così viva come la vedevamo in quegli anni, vorrei tornare a rivederla. E per questo non c'è bisogno solo di un'amministrazione efficiente, che è quella che c'è, perché io devo ringraziare il sindaco che lavora H24, è sempre chiuso in quel comune, è sempre che gira a destra e a sinistra e va a sbrogliare un sacco di cose. E abbiamo la scuola sempre qui alla destra, che presto sarà interamente ristrutturata. Volevamo fare come abbiamo fatto con le altre, buttarla giù e ricostruirla per intero, però il sindaco penso spiegherà dopo che non c'è possibile a causa dei vincoli che abbiamo. Quindi c'è grande attenzione anche sulla Lattughella, ma a parte l'amministrazione, l'efficienza di un'amministrazione, quella che è importante è una cittadinanza attiva, perché l'amministrazione senza il cittadino attivo non può fare nulla. Quindi io mi auguro che ci si possa adoperare tutti quanti insieme per tornare almeno un minimo a quello che c'era una volta qui, perché io me lo ricordo bene, penso lo ricorderete tutti quanti voi e mi piacerebbe rivederlo tanto. Grazie sindaco ancora e grazie a tutti. Grazie Natalia per il tuo intervento molto sentito. Passo la parola a Don Pietro Groccia per un saluto. Buonasera a tutti e a tutte. Per una comunità periferica sulla carta,
come la nostra Latugelle, vivere un momento di coesione sociale, direi, rappresenta sempre, come dire, un nuovo input a poter guardare al domani con maggiore fiducia e maggiore attenzione. Viviamo nella nostra contemporaneità, tipicizzata da estremi grigiori, un tempo dove si tocca con mano l'oblio, dicono gli esperti, i sociologi, no? Sono coloro che fotografano il cammino della storia e dicono: viviamo l'oblio della memoria. Una comunità, specialmente una comunità piccola, che vuole vivere l'oggi in maniera significativa, non guardando al passato, non riuscirà mai ad attingere quella luce che proietta il futuro verso, come dire, tempi più belli, tempi migliori. Noi siamo marchiati, come dire, timbrati, sempre da cose nefaste, ma io qui trovo gente bella, gente buona, gente disponibile, gente con un cuore che palpita, sindaco. Qui c'è gente con un cuore che palpita. Io sono felicissimo, nonostante la Tugelle è sulla carta una periferia esistenziale, ma di essere, come dire, il parroco di questo territorio. Sono onorato di essere parroco di questa bella e ridente frazione di Cassanallo Ionio che è la Tugelle. Sono momenti belli quelli che si stanno, come dire, vivendo nell'ultimo periodo. Intitolare, che cosa significa? Immortalare. Diceva Ugo Fosco nei Sepolcri che bisogna immortalare i grandi. Fosco aveva, come dire, intercettato per fare tutto ciò la via della poesia. Ma noi non siamo poeti alla maniera foscoliana, non siamo né, è un tempo in cui il romanticismo viene a mancare, si vivono rapporti freddi, non c'è più la fraternità condivisa, non c'è più la coesione sociale, si ha paura dell'altro e questo è una, come dire, una ongogenesi deleteria che ci porta al fracasso. Dobbiamo recuperare il senso della comunità, dobbiamo recuperare il vivere sociale, dobbiamo recuperare il sapere stare insieme. L'intitolazione di una strada, di una via, mettere una targa, che cosa significa? Significa fare i miracoli? Assolutamente no. Significa fare tornare in vita chi non c'è più? Assolutamente no. Significa riportare tutto quello che nel passato ha rappresentato quella persona? No. Però significa dare a quella persona che è venuta a mancare, sono tre persone che sono mancate tutte in maniera tragica, per via di incidenti stradali, significa dare a queste persone la perennità della memoria nel perdurare del tempo. Ecco, questo è il significato della manifestazione di stasera. Io ringrazio per l'attenzione a questo territorio. Poco fa ho disturbato l'amico sindaco, Maria De Sipari fa parte della Tugelle, appartiene giuridicamente alla giurisdizione di questo territorio. Per cui a questo territorio bisogna guardare con attenzione, a questo territorio bisogna guardare con gli occhi aperti, perché è un territorio bello, è un territorio che va valorizzato, è un territorio dove c'è gente buona, dove c'è gente buona. Sindaco, io con questo, con questa lode nei riguardi della mia sposa, chiudo l'intervento ringraziando tutti e chiedendo in maniera insistente, persistente e pervasiva che non si mai si distolgano gli occhi da questo territorio, perché dalla Tugelle possono venire tante cose belle. Grazie. Tocca a me, buonasera a tutti.
Io sono qui con grande piacere perché una cerimonia Natale che stavamo organizzando da tempo, poi c'è stato sempre un problema per rinviarla. Però mi piace dare a Cesare quello che è di Cesare, perché se dobbiamo fare memoria storica dobbiamo farla sino in fondo. Io ricordo che c'era nel 2015, qui c'era un consigliere comunale che era Francesco La Regina, il quale venne da me e mi disse: c'è da parte di alcuni cittadini della Tughelle la volontà di richiedere all'amministrazione di intitolare le strade che poi l'amministrazione riterrà più opportuno a dei ragazzi che purtroppo hanno perso la vita tragicamente per incidente stradale. Secondo te, io come consigliere devo sostenere questa iniziativa? Io ho detto sì, immediatamente sì, devi sostenere questa iniziativa. E a seguito di questo colloquio, dopo un po', pervenne sulla mia scrivania una richiesta da parte di numerosi cittadini della Tughelle. Ricordo che uno dei protagonisti era anche Arturo Grandinetti, insieme a tanti altri, per intitolare due strade a Stefano Visciglia e ad Aldo Oliveti. Poi, sempre Francesco, mi viene, dice: c'è un'altra cosa, l'amministrazione comunale ha intitolato già il campo sportivo ad Antonio Rodio, però sarebbe opportuno intitolare la strada che porta a casa sua anche ad Antonio Rodio. E noi immediatamente abbiamo deliberato. Dopo queste due deliberazioni, purtroppo il percorso non si è potuto concludere, perché ricorderete che c'è stata una crisi al comune, la crisi del notaio, perché alcuni consiglieri si recarono dal notaio e il 2 novembre il 3 novembre dell'anno 2015 fu insediato il commissario, il sindaco venne mandato a casa. C'è stato il commissario per 8 mesi, siamo tornati nuovamente al comune nel giugno del 2016, esattamente il 5 giugno, ci mettiamo a lavorare. E poi, mentre noi lavoravamo, c'era chi, caro Don Pietro, preparava i dossier per far sì che questa volta il comune potesse essere sciolto con un'infamia pesante nei confronti del sindaco, dei consiglieri, degli assessori che vennero sciolti, ma nei confronti soprattutto dell'intera comunità cassanese. E quindi abbiamo dovuto attendere 2 anni la commissione straordinaria per aspettare nuovamente il turno elettorale. Abbiamo votato il 10 novembre 2019 e da quella data abbiamo ripreso un percorso che si era interrotto non soltanto per le intitolazioni qui alla Tughelle, ma su tutto il territorio comunale. Mentre stavamo lavorando è arrivato il Covid e siamo stati fermi tantissimo altro tempo, e questa sera siamo qui a compiere quello che a mio avviso è un dovere, per ricordare, diciamo, 3 persone che purtroppo hanno perso la vita tragicamente. E l'opposizione della targa sta a significare che ciò che è accaduto in quegli anni non può non essere ricordato, perché se ricordiamo i 3 eventi, tutti quanti noi dobbiamo stare attenti soprattutto alla sicurezza. È importante, signori, perché io appena sono arrivato, Don Pietro, e sono sceso dalla macchina, il mio sguardo è andato sull'insegna che ricorda Padre Lazzaro, perché Padre Lazzaro era precedentemente a te parroco della Tughelle, collaborammo tantissimo insieme. C'è stata una vicenda terribile che lo ha riguardato, e su questo piazzale la mia amministrazione comunale, insieme a tantissime autorità, ricordo che venne qui anche il sottosegretario al Ministero della Difesa, insieme al prefetto di Cosenza, al vescovo, eccetera, noi abbiamo apposto quella targa che intitola il piazzale La Tughelle a Padre Lazzaro Longobardi. Quindi, quando andremo a scoprire, questi 3 figli di La Tughelle, di Cassano, indubbiamente saranno ricordati. È un messaggio di affetto, di amicizia, di solidarietà alle 3 famiglie, perché noi non vogliamo speculare, ovviamente, come taluni hanno cercato di fare,
prima di questa amministrazione. Noi stiamo facendo il nostro dovere per le cose di cui molto egregiamente ha parlato Don Pietro, ma questa sera siamo qui insieme alla giunta municipale, insieme ai consiglieri comunali, ma siamo all'Attuale, mi piace dire, siamo qui insieme a Natalia, insieme a Antonio Strirri, che sono due consiglieri comunali di Lattuelle, di Sibra, del comune di Cassano. Partono da Lattuelle, ma sono due consiglieri comunali insieme a tutti gli altri, ovviamente, del comune di Cassano, il cui impegno è costante insieme anche all'altro consigliere comunale di Sibra, che è Antonio Clausi. Costante, un buco continuamente, sindaco Lattuelle, sindaco Lattuelle. Io dico: non vi preoccupate, perché io sono profondamente legato a Lattuelle, io sono, ho dei legami fortissimi, perché la mia carriera politica, se così possiamo dire, forse parte proprio da Lattuelle. Quando nel 1986 io vengo eletto consigliere comunale, nel 1983 in quei seggi presi zero voti, poi nel 1986, a settembre 86, in quel seggio lì presi 150 voti, una cosa del genere. Quindi un grande successo. Da allora quell'impegno io non l'ho dimenticato. Sapete che l'impegno è costante e continuo. Mentre parlava Natalia, ci parlava del bitume e ci parlava della scuola, qualcosa io la voglio ricordare. Io, cara Natalia, quando insieme a tuo papà, insieme a tutti gli altri, abbiamo incominciato il nostro percorso, lì c'era il negozio di Reginaldo, c'era soltanto un telefono. Per telefonare all'Attuelle bisognava andare da Reginaldo. Non c'erano le luci, ci sono alcuni i protagonisti, perché l'amministrazione negli anni 80 fece installare, realizzò un impianto di pubblica illuminazione a Bruscate grande, poi successivamente a Bruscate piccolo. Tanti che vedo anche qui vennero in comune a protestare, ma Lattuelle non c'è. E poi si fu realizzato anche l'impianto di pubblica illuminazione qui a Lattuelle. Mi ricordo una festa, qui c'era un camion, siamo saliti su un camion a festeggiare l'accensione delle luci e poi la battaglia per la rete fognante, eccetera. Ricordo queste cose per dire da dove si è partite, per dire dove anche siamo arrivati. Quella scuola, cara Natalia, è stata già ristrutturata tantissimi anni fa con un intervento di 300 milioni di lire. Adesso abbiamo un finanziamento che supera il 1.200.000 euro. Si interviene sia sulla scuola materna sia sulla scuola elementare. Siccome noi stiamo demolendo le scuole e le stiamo ricostruendo, ho detto agli uffici del comune: dobbiamo fare la stessa cosa a Lattuelle, tant'è che insieme a Leo Sposato, che è l'assessore ai lavori pubblici, abbiamo fatto richiesta alla Regione Calabria l'autorizzazione per demolire. L'autorizzazione ci è stata accordata, poi abbiamo guardato le carte. Caro Don Pietro, lì c'è un vincolo pesantissimo, inedificabilità assoluta, e allora io ho detto: facciamo marcia indietro, perché se demoliamo e basta un esposto da parte di qualcuno che non vuole bene all'Attuelle, non vuole bene al sindaco, magari poi non possiamo più ricostruire. E allora abbiamo dovuto cambiare nuovamente la procedura, le carte, e abbiamo progettato questo edificio. Sarà adeguato dal punto di vista sismico, sarà reso ovviamente più moderno, più civile, ma soprattutto sicuro per i bambini di Lattuelle. Vi devo dare una notizia brutta: l'abbiamo già collocato in appalto. Per velocizzare abbiamo usato la procedura cosiddetta negoziata, la consente il codice degli appalti. Purtroppo sono state invitate 5 imprese, tutte imprese di Cassano, nessuno ha partecipato, e l'ufficio tecnico comunale sta vagliando la possibilità di affidare eventualmente direttamente a qualche impresa che si ritiene disponibile direttamente i lavori. Quindi credo che da qui a breve scenderemo nuovamente a Lattuelle per consegnare i lavori per l'adeguamento sismico dell'edificio, delle scuole materne e delle scuole elementari. Noi stiamo partendo dalla scuola, perché riteniamo che la scuola deve essere innanzitutto sicura, per i fatti che si sono verificati nel nostro paese
hanno testimoniato quanto è importante la sicurezza nelle scuole. Poi edifici moderni, igienicamente a posto dal punto di vista delle caratteristiche ambientali, perché nella scuola si formano le coscienze, si forma la nuova classe dirigente. Potrei dirvi quelle che stiamo facendo a Sibari, per esempio, per la scuola, perché anche lì sarà demolita la scuola elementare, la scuola media, e sarà ricostruito un solo edificio, ma non è un programma, sono già cose avanzate, abbiamo già i soldi, però non vi voglio far perdere altro tempo. So qual è la richiesta, perché Natalia e Antonio Striger, tutti, vi posso assicurare, ogni mattina arriva il messaggino: sindaco, a che punto siamo con l'asfalto? Beh, cari concittadini, vi devo dire che noi abbiamo già il progetto definitivo per il bitume. Abbiamo già stabilito in giunta di contrarre un mutuo flessibile con la Cassa Depositi e Prestiti. Che significa flessibile? Significa che non indebiteremo il comune, non faremo pesare il mutuo sulle casse del comune, perché abbiamo destinato tutti i proventi dell'ex autovelox, a parte di area riscossione, tutte alla realizzazione del bitume a Lattughel, ma non solo a Lattughel, anche a Corse, anche a Permuta, e poi ci allontaniamo, andiamo verso Sibaricentro per andare a Murate, eccetera. Nei prossimi giorni, insieme ai consiglieri di Lattughel, particolarmente ovviamente insieme ai tecnici, insieme all'assessore ai lavori pubblici che è di Sibari, verremo qui e andremo a vedere strada per strada dove sono le priorità e, diciamo, redigere il progetto esecutivo, perché l'obiettivo mio e dell'amministrazione comunale è quello di appaltare i lavori entro fine anno e poi dar corso ai lavori nella prossima primavera, perché, come voi sapete, il bitume deve essere fatto quando fa caldo e non dobbiamo certamente farlo durante il periodo invernale. Nel frattempo abbiamo fatto e faremo eventualmente se ci sono altri pezzi da fare, però le notizie che riguardano Lattughel principalmente sono queste. Ma Lattughel, come diceva Don Pietro, appartiene all'intero territorio del comune di Cassano. Con gioia vi posso dire che è stata pubblicata la determina per affidare l'incarico di progettazione per il progetto esecutivo per il canale Stomp per risolvere definitivamente il problema. Lì abbiamo un finanziamento di circa 10 milioni di euro. Quindi come amministrazione stiamo lavorando, stiamo facendo l'impossibile per cercare di garantire innanzitutto servizi qualificati ed efficienti alla città e di realizzare anche opere che purtroppo non si vedevano da tantissimi anni, se qualche volta si sono viste. Io ricordo soltanto una fase negli anni 80, poi così non è più stato. Ma questa sera non è un comizio, non dobbiamo parlare di opere pubbliche. Io, a nome mio personale, a nome di tutta la giunta che è qui con me riunita, insieme ai consiglieri comunali presenti, insieme all'apparato amministrativo tutto, abbracciamo le famiglie Visciglio, le famiglie Olivetti, le famiglie Rodio, a cui diciamo: noi con modestia, con grande umiltà, abbiamo pensato di fare questo. C'è del ritardo, il ritardo è la conseguenza di tante situazioni che purtroppo si sono venute a determinare, appunto tale che Elena Ferrari, che ringrazio, che è quella che, diciamo, ha organizzato dal punto di vista burocratico il tutto, mi ha detto: noi dobbiamo nuovamente scrivere in prefettura, perché la richiesta che è stata inviata nel 2015 è scaduta e noi abbiamo nuovamente riscritto al prefetto per chiedere nuovamente l'autorizzazione. Quindi siamo qui per abbracciarvi, per ricordare i vostri cari, perché devono rimanere nella memoria dell'intera comunità, non solo dell'ATL ma del Comune di Cassano. Ma è un impegno del sindaco, dei consiglieri, della giunta per la sicurezza. Abbiamo parlato di sicurezza delle scuole, della sicurezza stradale. È una squadra che noi stiamo facendo camminare, lavorare. Vedete, qui ci sono i vigili urbani, che io ringrazio, ci sono i rappresentanti della squadra di manutenzione. Questa sera c'è Battista, che ringrazio sentitamente, perché per
organizzare la cerimonia c'è un lavoro a monte, e questo lavoro è stato fatto dall'apparato burocratico del comune. C'è anche Pierluigi Praino, che è quello che poi organizza queste cerimonie insieme agli altri uffici del comune. Una squadra che è venuta qui questa sera ad abbracciarvi, per me è motivo di orgoglio e di soddisfazione, perché vedo tanti carissimi amici a cui esprimo sempre tantissimo affetto, vivissima gratitudine sempre per la bella accoglienza che mi viene riservata, al dasse di essere sindaco o meno, ma qui io mi sento a casa mia, perché qui ci sono anche tante radici che mi portano al mio passato. Quindi auguri alla Tuvella, auguri alle famiglie che sono interessate, e diciamo ricordiamo questi nostri cari con un affetto, con l'affetto di sempre, ma soprattutto con un applauso, affinché anche loro possano sentire che questa sera siamo qui riuniti per loro e insieme a loro. Allora, ci spostiamo adesso vicino diciamo dove c'è l'insegna, e poi andremo vicino all'insegna di Oliveto, poi successivamente Vicilio, va bene così? Certo. Perfetto. In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Cristo sia con tutti voi. Come già si è detto, siamo qui per mettere sotto la benedizione del Signore ogni azione. Cristianamente la benedizione è una invocazione ad implorare i favori del cielo sulle cose della terra. Noi stiamo benedicendo una lapide, la benedizione non è alla lapide in sé, ma la benedizione è a chi non c'è più, perché nella prospettiva cristiana, secondo quanto ci dice Sant'Agostino, i morti non sono degli scomparsi. È improprio dal punto di vista lessicale definire tali coloro che ci hanno preceduti nel segno della speranza cristiana. I morti sono semplicemente delle presenze invisibili. E allora, anche se queste sono vite che sono state strappate alla vita, potrebbe sembrare un bisticcio di parole, ma un bisticcio di parole non è, loro dal cielo partecipano a questo gaudio terreno che li sta attraverso la lapide immortalando e perennizzando nel fruire del tempo. Il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, che Padre, che Figlio e che Spirito Santo, discenda su tutti quanti noi e ci rimanga sempre. Amen. Vai Ciccio.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre sia con tutti voi. Ci troviamo in questa seconda tappa di questo trittico di intitolazione di vie a persone che il Signore ha chiamato a sé in maniera tragica e in maniera prematura. Invochiamo sulle loro anime e in maniera particolare su Olivetti e su quella di Aldo Oliveto una speciale benedizione perché dal cielo possa partecipare a questo gaudio terreno e condividere, mangiando il frutto maturo della speranza cristiana, la partecipazione alla perfezione nella forma della risurrezione di Cristo, perché per noi i morti sono solo delle persone che vivono una condizione di vita diversa e con questi propositi noi siamo qui stasera a vivere questo momento. Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, che Padre, che Figlio e che Spirito Santo. Amen. Grazia di Dio nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo sia. Siamo giunti alla terza e conclusiva tappa di questa serata che ci ha visto protagonisti nell'immortalare alcune figure che sono venute a mancare in la vita di questo mondo con queste lapide. Ma la lapide, qualcuno potrebbe chiedersi, ma che senso ha? Che porta di nuovo? Non porta nulla di nuovo, porta solo alla memoria un rinfresco sistematico, perché chiunque passi, chiunque transiti per questa via, guardando la lapide, gli torna alla memoria
la persona che è venuta a mancare e che attraverso la lapide viene immortalata. Noi affidiamo la sua anima alla misericordia del cielo, chiediamo pace e redenzione per noi che siamo ancora viandanti verso la meta, che il Signore ci aiuti ad essere operatori di pace e costruttori di una civiltà migliore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, che Padre, che Figlio e che Spirito Santo. Voglio ringraziare Natalia, il sindaco, Don Pietro, ma in particolar modo Antonio Stricari, che ci ha supportato in tutto in questi giorni, e tutti quanti voi che siete presenti. Grazie a nome di Stefano e a nome di papà. Grazie per la partecipazione e buonasera a tutti. Buonasera.